voi avete detto che Ciccelli ha trovato un imprenditore. L'ha detto lui. Però ha detto a voi, però. L'ha scritto io in un comunicato. Allora, in risposta alle mie dichiarazioni. Noi l'associazione per la storia è una buona parte della curva, dico bene? Non siamo d'accordo. Vi dico perché non siamo d'accordo. Non siamo d'accordo per il semplice fatto, sì, perché loro sono, nessuno li ha chiamati, sono andati al tribunale. Da Campobasso a Montesanto sono pigliato la Verdina. Vabbè, come è andato lo sappiamo tutti. Adesso a chi la danno questa squadra? Chi è questo imprenditore? Voi lo sapete di niente? No, nemmeno noi. Vi sarà uno di Roma, uno di Venezia. Poi questo di Roma viene, fa un giro di 2-3 mesi, la prendono da un altro di Padova. Poi quello di Padova da quello di Canicattì e noi qua facciamo un scupito. Non mi sta bene. Io le dico adesso pubblicamente che noi tifosi abbiamo degli imprenditori irpini, seri, che vogliono la squadra. Però questi imprenditori pretendono dal sindaco, e secondo me è giustissimo, che li chiama tutti e due, sia Izzo e Ciccelli, cose che mi dicevano l'altra sera. Li siede e dice cacciate i numeri. Che dovete avere? Quali sono i numeri? Che cazzo avanzati? Che avete? Quando avete speso? Se sono imprenditori seri, li chiamano, si fanno cacciare i numeri e formulano una proposta. Sì, perché mio nonno diceva, e non sono per un commercialista, se sono persone seri queste, li chiamano, se perché io di queste cose sono stanco, di persone che annunciano, fatti, non chiacchiere, la vogliono comprare, li chiamano, formulano un'offerta per iscritto con le cifre o se le fanno da e la comprano, però, perché non costa assai. Però lo so che non compra, però, no, però bisogna cacciare i soldi. Però la certezza che le cifre siano quelle, chi ce l'hanno loro, loro? Perché io non c'ho il commercialista. Sono persone affidabili questi due. Gli imprenditori locali, seri. Sono persone affidabili. Gli imprenditori. Fino a il tribunale li ha reputati tali. E per quello che hanno combinato adesso, una persona il tribunale li ha re, io mi affido al tribunale. Però sindaco, voi siete il primo cittadino. Sì. Allora io vi dissi una volta, questo qua è un bene nostro. Loro non ne hanno fatto manutenzione, l'hanno fatta bella manutenzione. A voi si per ora non ci hanno fatto fallì. Quindi la risposta è rispetto al rischio fallimento, sì, perché se l'alternativa era fallire come era, oggi non siamo falliti e siamo anche sopra la zona retrocessione ad oggi. Poi dobbiamo continuare e ribadisco. Ma l'hanno già trovata sulla zona retrocessione, l'hanno già trovata. Io dico complessivamente. Non hanno fatto nulla di complessivamente. Più io dico, ci sono questi seri. Sì, certo. Io non voglio manco sapere chi sono. Li chiamano perché esistono gli avvocati, poiché sono già di incontri anche tra locali e loro. Per cui però non si mettono d'accordo sui soldi, perché il timone sono i soldi. E perché loro chiedono numeri? Ma i numeri non stanno a me giudicati, ma i loro consulenti degli imprenditori si mettono d'accordo. Ragazzi, voglio fare una domanda io al sindaco. Però dopo possiamo dire. Però non è questo il problema. Aspetta, quanto costava lì? Perché ogni volta che uno dice una cifra viene contestata. Perciò vi sto dicendo, voi una volta fatto questo, mettiamo tutti gli attori allo scoperto, poi non si può dire più nessuna rete, né Izzo, né Ciccelli, né i nostri imprenditori, né chi ci sta. Ne siamo responsabili. È chiaro, quindi voi sindaco avete il diritto, ma avete un dovere, quello è un vostro dovere. La città è la vostra, la rappresentate voi. Noi stiamo facendo in Italia una figura di merda, noi abbiamo cagnato, prima si cagnava l'allenatore, ma abbiamo cagnato 7 direttori sportivi e poi sono gli stessi, abbiamo cagnato 7 volte, che poi sono gli stessi, buso di somma, e qui abbiamo cagnato 7 volte. Cioè lei quando va a Roma dice, ma se non lei non si vergogna. Questa situazione è poco edificante. Ok, bravo. È poco edificante. Quindi quando domani? Io richiamo anche dopo, cioè il tema tra l'altro loro ma non ho mai posto di problema a venire. Ciccelli ha detto in risposta, se ci fai caso, in risposta a quello che ha detto il sindaco, quindi risponde a me. Ha detto io compro le quote di Izzo. E mo le voglio comprare e Izzo deve cedere. E comunque garantisco la stagione. Ma ha detto che non vuole cedere. Perché ho trovato. Sindaco, aspetta, aspetta, aspetta.
scusate, quattro giorni fa Circella ha dichiarato: io non posso, chiedo che fa. È bene, ha dichiarato, non ce la fa. Ma se non mamma che non so chi sia, uno che mi aiuta. E devo dire, da questo punto di vista, almeno prendo la parte positiva. Dopodiché non ci fermiamo. E si porta uno indesiderabile, c'è uno che. Però manco forse vai facendo. Se lo porta gli diciamo che non va bene, però non sappiamo chi, non sappiamo chi è. Ma dico, a me dopo di se dopo la squadra va in mano ci sto lavorando da mesi e lo sappiamo io e voi abbiamo fatto ci stiamo lavorando da mesi un sacco di nottate anche con molte critiche per questo motivo no, quindi immagina anche con ostacoli che ho trovato per darla agli avermesi da luglio lo so bene, no. Vabbè, quindi ci fate sapere sì. Quanto prima sì. Se state di chiamare ma perché li chiamate mo ci vanno chiamati vabbè. Vabbè, questa è, penso che è la cosa più importante perché tu ci hai fatto una promessa che li chiamò io mo non voglio i di particolari no, però tu ci hai fatto una promessa e facevi questo cavolo e a noi ci sta bene ufficialmente perché noi realmente sappiamo loro quando sono cose vuole io... però ma fa parlare la bocca a me allora noi sappiamo realmente quando vogliono e poi sappiamo realmente se ci sono gli imprenditori avellinesi che realmente vogliono o ci viene per questo sì, dovevano uscire allo scoperto l'uno o l'altro. Così facciamo. Guardate, solo. Però manco gli incontri l'hanno già avuti anche con gli avellinesi e hanno posto cifre sul tavolo che non sono state raccolte. Non sono cose. Sproporzionate. Però questo lo diciamo, lo possiamo pensare, ma non lo possiamo sapere. E poiché c'erano i consulenti delle parti. Sproporzionate a quello che non sa, ma voglio dire una cosa, se ci però, tu mi hai detto una cosa, voglio sapere la cifra. Ma se è sproporzionata o no, diciamo, non sta a noi. Però la sappiamo. Bravo, però lo puoi sapere. E quella cifra è stata rifiutata. Lo puoi sapere tu. Quella cifra richiesta è stata rifiutata. E io non entro nel merito. Però non è che di cifra non si è parlato. Glielo richiedo. Però dobbiamo sapere che questi incontri si sono già tenuti. Però allora, dicono dobbiamo sapere. Non dobbiamo non dire, no. Io non sono niente a dare consigli. Siamo noi dobbiamo chiamarle tutte e due. Se c'è due vendere quanto vuoi, Izzo tu vuoi vendere quanto vuoi, ognuno di loro vendere quello che vuole. Perché noi vogliamo sapere. No uno sì, uno no, sia Izzo e sia Ciccelli. Izzo quando vuoi tu, Ciccelli quando vuoi tu, puoi uscire dalla stanza, dite ai tifosi, ai cittadini tifosi, dice Izzo vuole dire le 10 e Ciccelli vuole 7, vuole 15 e 20. Chiaro? Questo dovete fare, li dovete mettere a confronto tutti e due. Penso io che, sono convinto. Penso che questo qua si può fare, no? Vittoriosi. E poi uscirai tu a testa alta perché poi si farà l'incontro che gli avellinesi non vanno via avellini, ci stanno piano per feste pure a noi. Pure gli imprenditori avellinesi ci stanno piano per feste pure a noi. A noi e a te. E poi è la realtà quella che dici tu. Perché se tu hai messo le cifre, Cicello vuole tanto, Izzo vuole tanto, e all'inizio si fanno una cosa, allora stessa la cosa, non serve a niente. Ti parlo bello papà, il papà, e la verità. Perché noi non tifiamo per l'Avellino, non tifiamo per però ci interessava per gli avellinesi. La persona di garanzia di questa trattativa per me è solo una persona del sindaco, l'unico che può dare garanzia di quella che è la certezza di non, per me è il sindaco, più nessun altro. Perché al sindaco si deve dire la verità, perché il primo cittadino e loro due hanno il diritto di dimostrare se vogliono vendere ancora e quando vogliono. Tutti e due, no uno sì, uno no. Perché questa città è la nostra. La squadra è nostra, lei è il sindaco e quindi non può venire una Montesacchio, una Canicati a cercare le culo. Non ci hanno fatto picciare lì, non ci hanno fatto picciare nessuno, non può venire lì Circelli, lì Izzo, lì con la Cina ci fa rimasti di festa qua. Assolutamente no. Mi dispiace, assolutamente no. E lei in questo momento, secondo me, doveva fare un po' di più. Cose però che per adesso la fa, è vero? Promessa? Ma ragazzi, io lo sto giocando da tempo, perché le cose a volte si fanno ma non si dicono, perché non c'è bisogno di dirle e di annunciare. Si fanno. Ma noi siamo stati. Noi siamo arrivati a un Noi abbiamo fatto. Se l'offerta che hanno fatto, la proposta che hanno fatto, fosse stata accolta, a questo punto avremmo già risolto. Siamo qua a parlare. Sì, la, comunque cioè, però dobbiamo dirci che gli incontri sono stati già promossi. Sì, già l'avete detto. Non hanno portato agli effetti desiderati, ma non è che non ci sono stati. Quindi il lavoro in realtà c'è stato. È andata male per ora. Ma noi andiamo a farlo andare meglio. Gianluca, ma noi perciò, perché la ma cosa è andata male. Allora, a questo punto, dobbiamo dirci che non è che siamo stati a guardare. Ma lo sappiamo. Ho capito se andate male, l'abbiamo capito. Però vogliamo sapere la verità. Chi è che gioca sporco? Gli avellinesi o dei passaggi? Sin dal lunedì
del notaio, non dopo. Sin da quel lunedì del notaio. Perché non vorremmo, scusa interrompi, che qualcuno aspetta un fallimento per sapere a costo zero. Sì, anche qui. Sin da quel lunedì che era successivo al sabato mattina. Perché qua si gioca, posso parlare? Qua qualcuno sta giocando sporco per sviare a costo zero, qua non esiste. Dopo quel sabato, sullo stadio, Tribuna Montevideo, ci fu il lunedì. Sin da quel sabato per il lunedì si è lavorato e andò male quel lunedì. Poi si è lavorato ancora, perché purtroppo per comprare devi spendere. E quel lunedì la spesa era molto minore, perché quel lunedì la spesa era... Bravo! E non si è voluto fare, non si è voluto fare. Non mi interessa perché e da chi, ma non si è fatto. E quel lunedì è la parte peggiore, perché solo con il 50%, che era la cifra minima, si chiudeva la partita. Poi subentrati, stipendi, dopo, ma già quello che dire, la partita poteva essere chiusa e non fa niente. Poi c'è stato il seguito, mo la chiudiamo. Sì, la macchina passa, ci mettiamo a benzina. Anche io adesso mettiamo a loro, vediamo poi, scusate. Ma il lunedì chiusa la partita, Mario. Il mercoledì chi entra? Ma poi saranno amici, ci fuggono, sì, non si. Ma io ti ho detto un'altra cosa, quel lunedì gli stipendi non c'erano ancora. Io volevo entrare, pagavo il minimo e poi gli stipendi li pagavo io. Che entravo, chiaramente no. Beh, questa volta però ho speculato chiaramente. No, dico, però quel lunedì pagando il 50% a Circelli o a Izzo era chiusa la partita. E poi con l'investimento minimo e poi chiaramente c'erano gli stipendi. Stiamo sempre là, però. Bravo. Se giri stiamo sempre. Però se io compravo lunedì gli stipendi li pagavo io. O no? È logico. E com'è che poi li paghi tu al posto mio e non funziona così la vita? Non è vero. Non funziona così, perché quel lunedì io volevo comprare, non ho cacciato i soldi e poi ti ho fatto pagare gli stipendi e poi non te li voglio dare. Sono no, d'accordo, ragazzi, però questo non toglie, no, non toglie il fatto che tu devi fare il tavolo tu. Lo so, però stavo raccontando la storia, perché è meglio che ricordiamo tutti i passaggi, sin da quel primo lunedì, perché è fondamentale quel lunedì, sì. Perché si comprava l'Avellino a 4 spiccioli, 250.000. A 4 spiccioli, il 100%, a 4 spiccioli. Dobbiamo dircelo. Mo non ci arrendiamo, continuiamo a lottare. No, però dico, è meglio che ricordiamo quello che è stato, perché sennò... Con queste cose ci ha scoraggiato una poco. No, però vi voglio fare perché noi presi dal coinvolgimento emotivo per l'Avellino, a volte dimentichiamo gli aspetti. Noi ci siamo a ricordare cose. Però non quelle che ti abbiamo chiesto di fare questo tavolo. Lo faccio! Perché questa qua è la cosa più importante. Franco, perché scopri le carte, scopri le carte. Questo è un raggio per anche i tifosi che hanno fatto lo campionato di abbonamento. Abbiamo aiutato De Cesare. Che non ero d'accordo io. E tu ne però noi abbiamo aiutato De Cesare. L'Avellino. O vediamo con lo dicendo la facendo la no, 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 abbiamo aiutato l'Avellino. A chi abbiamo aiutato? Che mo si sapeva io che mo fa. Guardiamo al futuro. Bravissimo. Domani fate questo incontro, ci chiamate. Andiamo, se ci sto vediamo, se vengo domani, pomeriggio, ma quella fa una cosa che la fa lui, ma noi non vogliamo essere presenti. Ma non ci interessa perché non. Poi possono dire, io poi stavo. No, perché sei tu la verità dopo. Un altro aspetto secondo me che va chiarito anche questo documento della ricompra. Che uscisse sta carta, che cos'è? Non ci interessa. Mo ha superato. Su questo è necessario. È importante risolvere. Grazie, aspettate domani chiamate al sindaco, mi fa sapere tutto, anche ora è pronto l'appuntamento. Secondo me lo si chiama. A tocca a zero per quanto.